In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maxi maglia che ho deciso di chiamare Pantera Rosa. Sì, lo so, forse il nome non è proprio usuale, però mi piaceva dargli questo nome, anche se il colore che ho usato io è più un fucsia, è un colore molto acceso. Questo perché come maxi maglia in realtà la voglio utilizzare anche come copricostume, perché come potete vedere ha la lunghezza giusta per essere usato anche come copricostume. Ma andiamo per ordine e parliamo un po' dei filati che ho utilizzato. Sono tornata a utilizzare un filato che ho già utilizzato in passato della Mistrico Filati, che si chiama Miss Baby Soft, morbidissimo 100% cotone, e a cui ho unito questo filato nuovissimo della Mondial che si chiama Fiorito, e ha la particolarità, come potete vedere, di avere questo sbrilluccichio, questa lavorazione, questo particolare lamé attorno al cotone. È un 70% cotone, microfibra, viscosa, poliestere, quindi ha di tutto e di più. Io ho deciso di lavorare insieme, però insieme diciamo, comunque vedete, ecco qui. Qui c'è la parte con lo sbrilluccichio e qui la parte normale. Questi due colori che sono due colori di fucsia, quindi vedete il numero 475 e il numero 12. Ma voglio farvi vedere anche altre colorazioni che potete unire insieme, sempre di questi due filati che trovo fantastici. Questo, se la volete una maglia da indossare soprattutto la sera, io opterei per questo con il nero perché è fantastico, ma anche questa combinazione di colore non mi dispiace, che abbiamo il blu con questo azzurrino. Al blu, se volete qualcosa che stacchi, che vi ricordi comunque il mare, potrete anche mettere a posto di questo azzurrino, azzurro polvere, come lo vogliamo chiamare, un bel bianco. Un'altra combinazione di colore che invece la trovo perfetta per la spiaggia è questo, e vi faccio vedere. Abbiamo due tipi di combinazione: il fiorito con questo beige chiaro o sempre il fiorito con questo beige più scuro. Questo diciamo che è più abbinabile in vari costumi che indossiamo, se abbiamo dei costumi verdi, neri, rosa, vedete ci sta bene comunque con il rosa, quindi diciamo che questo è il colore più utilizzabile, altrimenti potete fare sempre con il nero. Per quanto riguarda invece il quantitativo, allora, per quanto riguarda il fiorito, ho utilizzato un solo gomitolo da 50 grammi, mentre per quanto riguarda il Miss Baby Soft, ho utilizzato 200 grammi, quindi 4 gomitoli. Quindi in totale io ho utilizzato 250 grammi di filato per poter lavorare questa maxi maglia, che è una taglia S, e ho lavorato con l'uncinetto del numero 4. Ora, per una taglia M potete utilizzare anche voi solo un gomitolo del fiorito, se volete fare come me soltanto due strisce, una in basso, una qui in vita e una striscia di maglie basse intorno allo scollo e agli scalfi. Se volete utilizzarne un po' di più, e a questo punto vi consiglio due gomitoli del fiorito, e naturalmente per quanto riguarda il Miss Baby Soft 250 grammi, quindi un gomitolo in più rispetto a me, mentre se siete una taglia L vi consiglio subito due gomitoli del fiorito e invece tipo 300 grammi del Miss Baby Soft. Questo naturalmente se la volete morbida come la mia, lunga come la mia. Poi se volete fare anche un po' le maniche, aumentate un tantino, quindi diciamo comunque di andare a prendere un gomitolo in più del Miss Baby Soft. Per quanto riguarda la lavorazione, è veramente semplicissima. Mi avvicino per farvelo vedere. Sono 5 giri che vanno sempre ripetuti, quindi veramente semplice. Questo punto ricorda tantissimo quello che abbiamo usato per realizzare sia il vestito Rimini, che è realizzato veramente diversi anni fa, sia il copri. La giacchetta realizzata la settimana scorsa. Però, come potete vedere, c'è sempre quella differenza che da vicino si nota, da lontano no. Quindi, volendo, potreste mettere anche la giacchetta sopra la maxi maglia se le fate un colore abbinabile. Quindi sono 5 giri che avevo detto vanno sempre ripetuti. E come vi ho detto, io alla fine del fiorito ne ho utilizzato veramente poco, perché ho voluto dare solo quel piccolo tocco di luce ogni tanto. Quindi qui in basso, quindi ho iniziato col fiorito in vita e poi ho rifinito lo scollo e gli scalfi appunto con un piccolo giro di maglie basse. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Ah, per chi me lo chiede, come sempre in descrizione vi lascio anche il link per poter acquistare il PDF qualora non vi piaccia seguire il tutorial perché mi trovate troppo veloce nello spiegare. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video tutorial.
Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di lavorare e usando due filati. Naturalmente li lavorerò separatamente. Qui vedete, io sto già lavorando la mia maglia e sono il filato fiorito della Mondial e Miss Baby Soft della Miss Tricot Filati. Io li adoro e ho usato questi due filati insieme, che sono il codice numero 475 e il codice numero 12, ossia il fucsia. Però qui, come potete vedere, ci sono altri tipi di abbinamento che potete fare con questi due filati: blu su blu, anche se questo è più uno zucchero, però mi piace molto lo stacco che fa. Tono su tono, quindi nero con nero, o altrimenti abbiamo anche questa versione tono su tono, diciamo, anche se questo è leggermente più scuro, o altrimenti se non vi piace scuro ma volete più chiaro, potete usare questo della Miss Tricot. Allora, quindi io lavorerò con un uncinetto del numero 4. Vi dico già che per montare le mie catenelle io mi sono basata sulla mia circonferenza dei fianchi, che è quello che ho più largo, e ho montato 135 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3, quindi mi raccomando, per una taglia M misurate sempre o il seno o i fianchi a seconda di cosa avete più grande, sia che sia taglia ML o XL, e andate a montare tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, e farla anche un po' più larga perché questa maglia non sarà strettissima ma diciamo morbida, e io per questo, lavorando con un uncinetto numero 4, ho montato 135 catenelle. E la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3. Quindi per una taglia M diciamo che dovete aumentare di almeno 5 motivi, per una taglia L andate ad aumentare almeno di 8, se non anche 9 motivi, perché comunque sono soltanto 3 catenelle. Detto ciò, allora, come potete vedere dalla lavorazione, i giri che andremo a fare sono 5 e io qui ho iniziato appunto con il filato fiorito e i primi due giri, mentre scusate, i primi 3 giri, mentre i restanti due giri sono andata a farli con i Miss Baby Soft, e poi ho continuato sempre con i Miss Baby Soft perché il fiorito mi serve solo per dare quel luccichio ogni tanto, quindi ogni 8 giri, di ogni 8 motivi utilizzerò di nuovo il fiorito. Quindi io ho fatto un piccolo campioncino dove appunto vi mostrerò come andare a realizzare i nostri 3 giri. Primo giro, andiamo a realizzare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta, per un totale quindi di 2 maglie alte. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo, e di nuovo quindi andiamo a fare 2 maglie alte, una, e rientro 2. Catenella di separazione, salto una catenella e di nuovo 2 maglie alte, una, e rientro 2. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Dobbiamo andare a fare questo quindi per tutto il nostro primo giro. 2 maglie alte, catenella di separazione, si ricomincia. Sto per terminare il mio primo giro, dovrei fare la catenella per chiudere la lavorazione, e invece vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Questo permetterà di evitare di fare troppi giri con le maglie bassissime per ricominciare la lavorazione. Quindi entro all'interno dell'archetto dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 2, 3. Archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi continuo a fare questo per tutto il mio secondo giro. Quindi davvero molto molto semplice. Quindi sto per terminare anche il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Questa volta delle catenelle, delle maglie bassissime, scusate, per arrivare al centro del mio archetto le vado a fare, e poi possiamo partire col terzo giro. Andiamo a fare sempre una maglia bassissima e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro un'altra maglia alta, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo andiamo a fare le nostre 2 maglie alte. Ora, per chi non si trova a fare così, non le piace, vuole una cosa più schematica, invece di andare a fare semplicemente le 2 maglie alte nell'archetto, le va a fare nella seconda catenella del gruppo di 3. Io preferisco dargli un po' più di movimento, ecco qua già si vede meglio. E
quindi come potete vedere non sono andata nella seconda delle mie 3 catenelle, ma entro direttamente nell'archetto e vado a fare appunto le mie 2 maglie alte, una, due, archetto, catenella di separazione, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, una e due, e devo andare a fare questo, quindi, come vi dicevo, per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ora, io come vi ho detto qui nella maglia sono andata a cambiare colore, quindi inizierò a lavorare sempre con il Miss Baby Soft e poi farò questi 3 giri di nuovo un po' più in alto. Nel mio qui campione invece vi faccio vedere normalmente cosa gli altri due giri senza andare a cambiare filato, anche perché gli altri due giri sono semplicissimi. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nell'archetto di una catenella e si continua così, quindi per tutto il quarto giro, maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella e si ricomincia, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella. Continuiamo quindi così per tutto il nostro quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto l'ultima maglia alta, come sempre vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quinto e ultimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi veramente anche un quinto giro semplicissimo. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una volta terminato il quinto giro si ricomincerà appunto dal primo e vi farò vedere un attimo come si rifà, giusto perché abbiamo una base diversa, però è veramente semplicissimo. Vi ricordo che io questi 5 giri li devo fare fino ad arrivare ad altezza degli scalfi. Naturalmente vi dirò quante volte l'ho ripetute, quante volte sono andata a cambiare il filato, ma penso una volta sola. Mi piacerebbe che sia, diciamo, sotto al seno, poco più sopra dell'altezza vita, quindi devo ancora ben capire dopo quanti motivi posso andare a fare di nuovo i miei 3 giri con il fiorito. Comunque io adesso continuo la lavorazione, terminato questo giro vi farò rivedere come fa il primo. Sto quindi terminando il mio quinto e ultimo giro, entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Per ricominciare il primo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, si salta una maglia alta e si ricomincia da capo. Quindi in realtà anche rifare il primo giro è veramente molto semplice, perché si vanno sempre a fare 2 maglie alte, catenella, si alza una maglia alta di base e si ricomincia da capo. Quindi naturalmente io vi dirò quindi quante volte ho ripetuto il motivo e come poi proseguire con la nostra lavorazione. Allora, io ho ripetuto i miei giri per 9 volte, quindi dal basso fin ad arrivare agli scalfi ho ripetuto il mio giro per 9 volte, i miei giri per 9 volte, però quando ho iniziato a fare il 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo motivo, ho cambiato di nuovo il colore tornando a lavorare con il colore sfumato fiorito. Per poi quindi fermarmi, quindi diciamo sotto al seno, quindi sotto al seno ho rifatto i primi 3 giri con il filato fiorito, che sono il mio settimo motivo, e poi ho continuato per gli ultimi 2 motivi, quindi per un totale di 9 motivi. A questo punto sono andata a mettere i marcatori, per mettere i marcatori ho contato le mie maglie alte e ho fatto in questa maniera: ne ho messe 65 avanti, 62 dietro e una libera dove ho messo il marcatore sia avanti che dietro.
Quindi mi raccomando, per chi ha molte maglie alte in più, tenga presente che deve mettere e fare in modo che appunto divida a metà, però una deve andare per ogni lato e quella in avanti mettere qualche maglia in più. Io ho deciso appunto di mettere un motivo in più sul davanti, in questo caso quindi 3 maglie alte sul davanti in più, e adesso vado a lavorare sempre i miei soliti giri, però in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri di tutto tondo. Quindi vedremo che cambieranno i giri, questi qua, soprattutto non questi, quanto più che altro cambierà il nostro secondo e il nostro terzo giro. Però vi faccio vedere. Io quindi devo iniziare a lavorare con il primo giro e vado a lavorare come ho sempre fatto, quindi vado a fare sempre 3 catenelle che sono questa maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, catenella, salto una maglia alta e ricomincio da capo. Quindi vado di nuovo a realizzare sempre i miei gruppi di 2 maglie alte separate da una catenella. Quindi continuo a lavorare così per tutto il primo giro. Vi farò vedere appunto come terminare e come iniziare poi il nostro secondo giro. Sono arrivata dove ho il mio marcatore, quindi ho fatto le ultime 2 maglie alte. Mi giro con la lavorazione e devo andare a fare il mio secondo giro, però andiamo a fare in questa maniera. 3 catenelle che sono sta prima maglia, scusatemi, una catenella che la e andiamo a fare, ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro, oppure fate con me, andiamo direttamente dove abbiamo la maglia alta a fare la maglia bassa e andiamo a fare 2 catenelle, non 3, e andiamo nell'archetto di una catenella e facciamo la maglia bassa. A questo punto lavoriamo normalmente, quindi 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi continuiamo così per tutto il nostro secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il terzo giro. Quindi andiamo a fare normalmente 3 catenelle, maglia bassa. Sto per terminare il giro, quindi vado a fare, vedete, sono fatta l'ultima maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la terza catenella che qui leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo nell'archetto di 2 catenelle e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, e poi lavoriamo normalmente come avevo sempre lavorato, quindi in ogni archetto andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, archetto successivo di nuovo 2 maglie alte. E continuiamo così per tutto il nostro terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e poi dovremo fare soltanto gli altri 2 giri, che sono semplici giri di maglie alte. Quindi, come avete visto, alla fine quello che sono cambiati sono soltanto il secondo e il terzo giro, gli altri giri sono normalissimi. Quindi adesso continuo a lavorare questo giro e, come vi ho detto, vi farò vedere come terminarlo. Allora, sto per terminare il terzo giro, faccio la catenella di separazione dopo le 2 maglie alte, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta, vado dove ho la maglia bassa e realizzo un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro, quindi si rigira con la lavorazione e si va a fare semplicemente le nostre 3 catenelle, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta abbiamo l'archetto di una catenella, e poi il giro successivo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi per il resto, come vi ho detto, non cambia nulla. Io naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare per arrivare all'altezza delle spalle, non farò alcun tipo di bordino, cioè di scollo, vado a lavorare dritta normale, perché poi quando andrò a cucire comunque vedrete che la lavorazione scenderà, proprio perché appunto stiamo facendo la maglia molto molto larga. Allora, ho terminato anche la parte di sopra, alla fine sono andata a ripetere il mio motivo per 2 volte, la terza volta mi sono fermata al quarto giro, quindi non ho fatto tutti e 5 giri ma solo 4, e poi sono andata a cucire per circa 7 cm da entrambi i lati, lasciando lo scollo, come vedete, un po' qui largo, proprio perché avanti ho più tondo, proprio perché avanti ho un motivo in più. Adesso l'unica cosa che rifarò sarà sempre con il filato
il fiorito, quello di rifinire solamente, non so se lo faccio al calcollo, ma sicuramente con un semplice giro di maglie basse lo scalfo sia di qua che di qua. Poi deciderò se farò anche il collo facendo un giro di maglie basse, devo decidere, ma penso di sì, perché così finisco sia il gomitolo del fiorito e ho il filo fiorito sia giù che ai lati, che quindi che allo scalfo, scusate, che allo scollo. Però farò prima un giro, mi raccomando. Quando andrete a fare il giro di maglie basse, fatelo con un uncinetto o di mezza misura più grande, o se vedete che la lavorazione stringe, non fatela stringere troppo. Quindi io vi consiglio, se vedete che si sta stringendo la lavorazione, non fate più maglie alte, ma fate il giro di maglie basse con l'uncinetto di mezza misura più grande. Noi abbiamo usato il 4, magari potete usare il 4 e mezzo.